La navigazione sui grandi laghi lombardi diventa più accessibile alle persone con disabilità. Marco Signorelli. Sedie a rotelle negli scali, nuove passerelle e percorsi tattili sono tra le iniziative adottate dalla gestione navigazione laghi per favorire l'utilizzo delle sue imbarcazioni anche ai passeggeri disabili sui laghi di Garda, Como e Maggiore. Particolare attenzione è stata poi dedicata alla preparazione del personale. Quest'anno abbiamo raggiunto circa oltre 40.000 persone soggette a disabilità. Abbiamo formato tutto il personale dei tre laghi affinché possano poi accogliere nel modo possibile persone che hanno problemi. La disabilità non può essere solo una questione individuale o di famiglia, ma deve riguardare tutta la comunità. Un concetto ribadito dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli a Varese nel corso della presentazione pubblica del progetto. Fondamentale poi è il diritto all'autonomia, anche quando si parla di piccoli gesti. Potersi, insomma, prenotare un biglietto, poter salire sul battello, così come muoversi per le città, non deve essere più nei prossimi anni, mi auguro, qualcosa di eccezionale. Quando parliamo di trasporti dobbiamo pensare a tutto il settore, quindi fino anche agli aerei e naturalmente ai treni, agli autobus. Un'inclusività che chiaramente potrà attirare maggiori numeri di flussi turistici e dall'altra parte dare un servizio migliore ai nostri concittadini. È soprattutto grazie a una progettazione inclusiva però che si può garantire a tutti l'accessibilità anche a quei luoghi che ancora oggi restano preclusi a chi ha una disabilità fisica o intellettiva.